È un weekend a pieno ritmo, quello della Serie A maschile, prima divisione nazionale. I gironi A e B si scende in campo per la quinta giornata stagionale, mentre si sfidano per il sesto turno le squadre del girone C. Nel girone A il calendario mette alla prova le due capoliste, Loacker, Bozen e Pressano, entrambe protagoniste di match difficili. Gli altoatesini del tecnico Fusina sono impegnati in casa del Trieste. A partire dalle 18.30 arbitrano Iaconello, mentre la formazione allenata da Fabrizio Ghedin riceve il Cassano Magnago, attualmente a quota 6 punti. Arbitrano la contesa i signori Di Domenico e Fornasier, si comincia alle 19. Interessante anche il confronto tra il Force Brix nella terza forza del raggruppamento, l'Estense Ferrara. Si gioca in terra altoatesina col via alle 19 della coppia Mosaner-Zancanella. Cerca i primi tre punti stagionali anche l'Indata Meran, sconfitta sempre di misura nelle prime quattro uscite stagionali e domani impegnata in casa contro il Metal Cedar Mezzocorona. A partire dalle 15.30 arbitrano Zendali Riello. MT Group, Solar Plus, Rovereto a partire dalle 18.30 arbitrano Montagna e Respina. È l'ultima sfida in calendario per questo quinto turno. Nel girone B, contesa impegnativa per il Sassari, una delle due compagini in testa al raggruppamento che riceve la visita del Romagna. Il via alle 17, arbitri Colasanto e Felice con la formazione del Romagna, reduce dall'importante successo contro la Farmigea nella quarta giornata. L'Ambra, altra compagine a punteggio pieno nel gruppo B, è invece ospite della nuova era Casalgrande. Il via dell'incontro alle 20.30 dirigono i signori Molon e Fabian. Occhi puntati sul derby cittadino tra Bologna United e Castenaso al Palasavena. Il match assegna punti importanti nella corsa alla salvezza e sarà arbitrato dalla coppia dei Negri Brunetta, con fischio d'inizio alle 19. C'è in palio il terzo posto solitario poi nella sfida in terra emiliana tra Carpi e Luciana Mosconi Dorica, entrambi a 9 punti e che si affrontano a partire dalle 18, arbitri Visciani Busalacchi. Quinta sfida, Cingoli Farmigea, coi marchigiani alla ricerca dei primi 3 punti stagionali, arbitrano Bisaccia e Piffanelli, il via alle 18. Nel girone C per la Junior Fasano, attuale capolista del gruppo, il calendario prevede la sfida interna contro il CUS Palermo alle 18, arbitri Bassi e Scisci, con i siciliani fermi a 3 punti in classifica. Spera in un passo falso dei fasanesi l'altra formazione a punteggio pieno del girone, ma con una gara in meno, il Planet Win 365 Conversano. La formazione di Trapani è ospite di un Città Sant'Angelo galvanizzato dalla vittoria esterna a Palermo del weekend scorso. La gara si aprirà alle 18 al Pala Castagna sotto la direzione dei signori Marcelli Marcelli. La sesta giornata propone anche l'interessante confronto fra Tecnoelettronica Teramo e Intini Noci alla Pala Acquaviva. Gli ospiti sono terzi con 9 punti complessivi, 3 in più degli abruzzesi. La gara sarà diretta dalla coppia Campochiaro Castagnino, con fischio d'apertura fissato alle ore 19. La Semat Fondi, anch'essa terza forza del raggruppamento con 9 punti, riceve invece la visita del Putignano. Ore 18, l'inizio, arbitri Longobardi e Longobardi. E i pugliesi da par loro cercano la prima vittoria in questo campionato. Completa il quadro delle gare in programma la contesa tra Cuschieti e Lazio, partono di casa a 3 punti, distanti 3 lunghezze dagli avversari laziali. Si inizia alle 18.30, arbitrano Fato e Guarini.